Quella sicuramente più fracassona, che ci predisporrà alla nostra cena, i Roba Tosta, con le loro improvvisazioni, alla batteria Umberto Maria Lupo, alla tastiera Francesco Fournier e alla chitarra elettrica Alessandro Germani. Thank you.
impegnato, in quanto impegnato 2 giorni a Bruxelles, 2 giorni a Roma, 2 giorni a Tivoli, l'unica sera disponibile per entrambi era stasera. Mentre venivo qui in macchina, di corsa, dopo che mi avevano chiamato Lario e gli altri villani, ho pensato a voi, a noi, e all'inizio dell'amico Caponi. Gino, questo è il 5º anno, il 5º Natale. Mimma, questo è il 5º Natale che passiamo insieme. Pensavo a voi due, anche a Rotondo che non c'è, senza lasciare, poi prenderò i miei amici. Pensavo ai due compagni, il commissario straordinario e la DSGA. Il DSGA nuovo è là e vi saluta. Ma pensavo, dicevo, a Mimma e a Gino e a loro due con i quali ho percorso la meravigliosa avventura, la straordinaria avventura del Convito Nazionale di Roma. Questa sera, 10 minuti al telefono, il sottosegretario Rossi Doria, veramente col cuore, mi ha pregato di salutarli e di fargli gli auguri. Ed è stato un onore. È vero, prima il sottosegretario veniva, ma i tempi sono difficili e lui veramente, commosso del lavoro che avete fatto nelle 2 rappresentazioni teatrali, mi ha detto: la prego, faccia presente agli educatori, e mi è piaciuto, cioè agli istitutori e educatori, prima che i professori, senza togliere nulla ai professori, ma mi è piaciuto, dice, ai genitori e ai ragazzi, i più fervidi auguri a questa comunità educante che rappresenta così tanto, le parole sue, per la nostra, per la pubblica amministrazione e per la scuola italiana. Questo messaggio mi ha fatto veramente piacere e pensavo, Gino e Mimma, 5 anni, in 5 anni di una meravigliosa avventura. Qualcuno di voi termina quest'anno, è in 5ª, è stato con noi, qualcuno inizia, qualcuno è a metà strada. È vero che abbiamo trovato un convitto sano, saldo, ottimo nelle risorse, ma era un po' chiuso in se stesso, che non c'era la piena coscienza che eravamo un'unica cosa. Oggi io lo sento nei meravigliosi studenti, lo vedo nei convittori che sono migliorati, nelle convitrici, molto nello stile, nel comportamento, nel vestirsi, nel modo d'essere e nell'impegno. Lo vedo nei convittori che amano il proprio convitto, che dicono con orgoglio: io studio al Convito Nazionale di Roma. Siamo capaci di rappresentare qualcosa per noi, per la nostra famiglia e per la nostra società. Questo era il pensiero che mi ha accompagnato nel lavoro che abbiamo fatto. Voglio anche dire grazie a Calzecchi, perché passiamo a momenti, ingegner Calzecchi, abbiamo ricostruito tutto, lo voglio rivendicare perché i genitori lo sentono e lo socializzano. Siamo riusciti, grazie a Manni, a fare la biblioteca, era la cosa che non avevo promesso e che non avevamo fatto. Sono cose realizzate da persone, uomini, educatori, docenti, personale amministrativo, personale ausiliario, la vivenda con la quale mi lega un rapporto bellissimo. Dicevo, abbiamo insieme con voi realizzato tanto di avere un Natale con numeri così grandi, con sedi e modi diversi. Ed è bello, e questo mi avete insegnato, grazie Colombi, perché la prima volta avevamo l'imperiale e i ragazzi, quasi eravamo staccati. Oggi avete creato i tavoli, che vuol dire circolarità, che vuol dire stare insieme, che vuol dire essere uniti. Vedete, anche nei singoli siamo passati avanti, perché noi siamo comunità educante per questi studenti meravigliosi, e molti di loro saranno la società, anzi sono la società futura, e tutti potranno dire: io c'ero, ho studiato, e potranno ricordarsi, magari, chiudo, iscriversi all'Associazione Amici del Convito. Mi sembrava di aver visto il professor Bruno da qualche parte, ecco, e la dottoressa, e quindi mantenere questa grande tradizione.
i convitti hanno più di 150 anni, noi facciamo il Natale, festeggiamo un Natale di 5 anni per me e per i miei collaboratori, per altri sono una vita qui, per me è un, vi ripeto, è un onore, una soddisfazione enorme. Ho avuto tutto nella vita, ma aver anche chiuso i 5 anni, poi col doppio rettorato, che è sempre un onore. Dimenticavo, vedevo qui la Merolla, che è stata poi, anzi, che ancora vorrebbe svicolare, non lavorare, e c'è la Camarotta per caso. No, mannaggia, che quella invece l'abbiamo tenuta. La Merolla sta cercando di svicolare, di non tornare, perché il motto è: caro Peppino, ho lavorato, ci sono stato e ho dato il mio, ma torno e sto ancora con i ragazzi. Perché stare con voi si diventa più giovani e di Natale in Natale non si invecchia, ma si rivigorisce con voi. Buon Natale e buon 2013. Grazie. Studentessa modello, ecco. Quest'anno, grazie a Dio, siamo 110, prevalentemente femmine rispetto a maschi, e non avere la processione di uno viene da, simbolicamente diamo il dono, e domani mattina diamo a tutti, il dono che mi sembra, possiamo far vedere cos'è? Sì, per i ragazzi. Per i ragazzi è una sciarpa per fare i dandy, ma con la scritta. Dice, ma io la volevo senza scritta, beh, ma anche con la scritta sta bene. Andiamo ai rappresentanti, dica i nomi lei. Chi sono i rappresentanti delle squadre? Maschile. Oreste, un applauso a Oreste. Un applauso a Guerra. Michele, un applauso a Michele. E le ragazze? Marina Camisa. Marina, Ludovica Bruno. Ma... ragazzi, auguri, veramente. Buon Natale. Dimenticavo che siete stati anche bravi, perché nei momenti difficili, e non dimentico, di tensione, dove i più grandi si pensano sono quelli che fanno la rivoluzione, io non dico niente di nessuno, voi siete stati saggi e avete fatto l'apertura sociale ai temi attraverso il teatro, attraverso le manifestazioni. Mai come quest'anno ho gradito la vostra vicinanza e la vostra capacità di non perdere la testa. Quindi anche per questo mi fate fare, e ve ne sono grato, un Natale veramente bello. Grazie di cuore, ragazzi. Di nuovo.